siamo insieme, ormai l'abbiamo definito, il nostro traghettatore della cultura, il dottor Bacci. Presidente del centro Studi Lions della Toscana, con noi ovviamente il governatore Marco Busini e il eh, professor Serino. Una nuova puntata. Come sempre ci occupiamo di temi complessissimi, lo facciamo però grazie a tanti interventi eh, di persone che collaborano, studiano, lavorano insieme al dottor eh, Bacci. Ci eravamo lasciati con i cambiamenti nel mondo dell'economia, torniamo in qualche modo alla socialità. Sette. Questa volta eh. parleremo dell'energia della vita fra l'amicizia, l'amore, la solidarietà. Torniamo quindi a un tema eh, trasversale che abbraccia ovviamente la vita eh, di eh, tutti. Intanto il tema dell'amicizia è, è un elemento, è un valore nella vita di tutti, ma nell'operare Lions è un valore importante, governatore. Decisamente uno dei punti cardine su cui si basa e si fonda, la, questa l'armonia la, che lega il milione e mezzo quasi di soci in tutto il mondo. È un'amicizia. È basata sulla condivisione di alcuni valori importanti, di una mission che abbiamo, degli scopi, quindi è un'adesione un in qualche modo ad un, ad un programma fatto proprio di solidarietà, di, di sussidio, di, ehm, di azioni rivolte non solo alle persone ma anche alle comunità. È un percorso complesso, difficile che tra l'altro cambia, cambia continuamente perché le mutate condizioni in cui l'IONS opera. Uh, sono le stesse in cui noi ci muoviamo come professionisti, come insegnanti, come genitori, come operatori economici e non. Quindi anche i Laius vivono questo momento di difficoltà e stanno cercando di adattare questi concetti importanti di sussidiarietà a questa mutata condizione. E lo stanno cercando di fare con spesso un'intelligenza, con, con tanta passione e tanto cuore e armonia, come il titolo della nostra trasmissione ci indica. Allora, dottor Bacci, entriamo nel vivo del tema e a lei poi il ruolo di lanciare anche il primo video. Noi parliamo sempre di aver coraggio, di aver forza, di avere ottimismo. In sintesi si potrebbe dire di avere energia, perché per fare le cose ci vuole volontà, poi vanno fatte le energie, altrimenti resta nel sogno. L'energia, cos'è? Noi sappiamo che l'aspirapolvere si muove e parte se circola energia, le telecamere funzionano se circola energia. Per far circolare energia ci vuole qualcosa o qualcuno che la crei, poi qualche altra cosa, o, quelle, o delle strutture che la facciano circolare, e dei ricettori. Cioè l'energia è qualcosa che deve circolare. Nel corpo umano l'energia ha un'importanza enorme, perché senza energia eh, il corpo non vive, la cellula non vive. Le cellule sono in grado di creare la loro energia, ma le cellule per lavorare hanno bisogno di vivere in un ambiente giusto e la pandemia ci ha fatto scoprire forse qualche cosa dove abbiamo sbagliato, ci ha fatto scoprire qualche cosa che occorre correggere. Sentiamo la, il pensiero del professor Eugenio Caradonna, il presidente della Società Italiana di Medicina Rigenerativa, una frase che eh, il professor Caradonna... Eh, fece, disse in un congresso importante: La cellula è il principio, il luogo fondamentale di dove si organizza la vita, il concetto di vita stessa. Quindi è del tutto evidente che la cellula ha i suoi diritti e alterazioni profonde della cellula portano ad una alterazione successiva dei tessuti e dell'intero organismo. Appare quindi evidente la necessità di tutelare eticamente ogni tipo di manipolazione cellulare che oggi, con le tecnologie presenti, sono assolutamente possibili. In assoluto, in un concetto che spesso in etica viene individuato, la manipolazione cellulare può portare ad una creazione di esseri del tutto assimilati a dei robot concepiti in laboratorio. Quindi occorre naturalmente prestare scientificamente grande attenzione alle manipolazioni cellulari che possono essere di grande aiuto, in particolare nelle patologie genetiche e non solo, pur tuttavia bisogna avere un grande rispetto dei principi etici che la governano. Le tecnologie, ed in particolare le biotecnologie, stanno creando una nuova branca della scienza che vede proprio l'interazione col mondo tecnologico dell'organismo, inteso non soltanto nella sua parte fisica, penso in questo caso al concetto di riabilitazione e rigenerazione, ma anche per le tecniche che intervengono a livello tessutale e a livello cellulare. In questo caso le biotecnologie sono di grandissimo ausilio per la cura delle patologie, ma devono per forza integrarsi con la struttura stessa dell'uomo senza modificarla, ma essendo di aiuto e di ausilio. Oggi le biotecnologie non sono soltanto naturalmente le tecnologie genetiche o le tecnologie eh, di culture cellulare, ma possono ad arrivare a riprodurre tessuti e organi che in un futuro non tanto lontano si inseriranno nell'organismo. Appare quindi evidente la necessità anche qui di creare uno stringente codice etico che consenta di amalgamare eh, la tecnologia con la realtà intrinseca dell'essere umano. L'avvento della pandemia del coronavirus eh, 19, del covid-19, ha dimostrato nella sua tragicità come L'uomo sia altamente pervasivo della natura e questo era già noto negli ultimi vent'anni, con tutto ciò che riguarda l'inquinamento. Purtuttavia, non vi era stata una reale prova dell'invasività della società nella natura. Il Covid e, in particolare, la quarantena generata dalla pandemia hanno dimostrato che, la realtà è molto più grave di quanto si potesse pensare. Abbiamo visto gli animali riappropriarsi dei propri spazi, abbiamo visto eh, i corsi d'acqua eh, essere più limpidi. Questa è la grande lezione nella tragedia della pandemia: perché in ogni esperienza della natura vi è una lezione da apprendere. Quindi occorre di nuovo poter utilizzare la tecnologia per ripristinare un corretto rapporto con la natura. Allora, questa è la parola del professor Caradona, ricordiamo presidente della Società Italiana di Medicina Rigenerativa. Non pensavamo che la realtà fosse peggiore della immaginazione. Eh, adesso colleghiamo a questo tema quello che già il professor Baccia aveva introdotto, quello dell'inquinamento, e lo facciamo andando a sentire, a collegarci col dottor Roberto Cecchi che è uno specialista cardiologo e coordinatore toscano del progetto Italia della Sosan. Un'organizzazione Lions eh, di assistenza gratuita medica per gli indigenti. Innanzitutto, ovviamente, grazie al dottor Cecchi per essere eh, con noi. Stili di vita, salute: quali sono i rapporti e il ruolo poi anche dell'inquinamento? A lei. Buongiorno, vorrei iniziare ricordando come il Covid colpisce molto spesso anche il cuore: in un caso su cinque, molte manifestazioni patologiche cardiache, l'infarto. La fibrillazione atriale, le miocarditi e le pericarditi e tante altre si possono avere grazie a questo virus. Eh, ci sono però delle condizioni legate più che al virus, allo stress che questa situazione pandemica ci sta creando. Vorrei ricordare, per esempio, l'attacco tsubo, una malattia particolare con un nome strano di origine giapponese che mima un infarto pur non essendo un infarto, pur essendo a coronarie sane, una malattia che una volta riconosciuta ha una prognosi buona, ma che è, i cui casi si sono moltiplicati in questa nostra situazione attuale, perché lo stress che stiamo vivendo agisce sul nostro organismo e sul nostro cuore. Quella di questa reclusione, se la vogliamo chiamare così in casa, è un'occasione che possiamo sfruttare o per aumentare e dare sfogo ai nostri vizi, mangiare di più, fare vita sedentaria, o per fare tutta quella programmazione che durante la frenetica vita normale abbiamo sempre detto di non avere tempo di poter fare. Quindi programmare una dieta salutare fare degli esercizi da camera, degli esercizi in casa per eh, lottare contro la sedentarietà, bere molta acqua, ricordiamoci di misurare quanta acqua riusciamo a bere perché questa è una condizione principale di depurazione del nostro organismo. Ecco, tutte queste cose possono migliorare anche la vita del nostro cuore. E laddove ci fossero delle manifestazioni, ovviamente eh, non esitate a sentire dei medici. Queste le parole del dottor Roberto Cecchi, che ringraziamo, ovviamente specialista, eh, cardiologo e coordinatore toscano, lo ripeto, del progetto Italia della Sosan. Allora, stili di vita, inquinamento, abitudini, eh, l'acqua, l'energia, siamo parlando di tutto ciò che ha a che fare con la vita di tutti, dottor Bach. Il dottor Cecchi ha fatto capire che il cuore funziona ma ha bisogno di qualche accortezza. E quando noi parliamo di energia nel corpo umano, eh, ci pensa, pensiamo sempre all'ATP, quella formula chimica che è l'espressione dell'energia che, che noi utilizziamo. Poi c'è anche un, altre energie vibratorie che utilizziamo. Ma come fa la nostra cellula a realizzare, a fare? L'energia. Ha fatto un antico compromesso con un antico batterio antichissimo, più antico di noi, gli ha detto: tu stai dentro di me la cellula, tu mi dai l'energia e io ti do da vivere. Stiamo in simbiosi tranquilli e questo si chiama mitocondrio. Il mitocondrio che cosa fa? Fa energia: prende lo zucchero, prende l'acqua, prende la luce e fa l'energia che ci serve. Ma ha bisogno di che cosa? Ha bisogno di vivere. In un, ambiente, in un ambiente tranquillo, in un ambiente sano. Pensiamo all'acqua: noi abbiamo un mare interno che deve essere tenuto pulito: se il nostro mare, dove vivono le, le alghe, le buone alghe, vivono i, i fiori marini, le piante marine e vivono i pesci, se diventano stagno tutto non vive più. E così, se il nostro mare interno diventa uno stagno, le cellule non, vive, non vivono. Quindi abbiamo bisogno di un'organizzazione, cioè tutto richiede organizzazione. E cosa, cosa va? viene in mente subito? Il mondo delle api. Le api costituiscono un mondo che è miracoloso, è magico, perché c'è un'organizzazione incredibile dove si costruisce energia, si costruisce riproduzione, si costruisce il nutriente e i nutrienti che servono poi anche a noi. Andiamo a scoprire il mondo delle api e riflettiamo sopra. davanti ad una teca dimostrativa dove possiamo vedere tutto quello che le api gestiscono all'interno dell'arnia. È interessante Giovanna, vedi, vedere come è composto. Da questo telaio possiamo capire come è costruita la famiglia delle api. Come puoi vedere, Abbiamo la parte soprastante dove loro riescono a depositare il miele uh -huh. e il polline. Alcuni eh, telai vengono, eh, servono per la, uh -huh. per la riproduzione, dove la regina all'interno di questi fori vuoti depone le uova, dopodiché vengono eh, sigillate dalle api, dalle operaie, vengono sigillati e da lì... Verrà fuori la nuova ape che comincerà a dare la vita all'alveare. È meraviglioso, fossimo su un aereo vedremmo un mare rosa. Poi guarda la meraviglia di insetti, di api che vanno a cercare il polline e vedi la diversità, la, la forza della natura che ti dà fiori già impollinati. Come vedi, l'ho appena aperto uno. E si vede la peschina all'interno. Comincia a ingrossare Comincia già. a ingrossare, quindi questo, questo fiore qui nel giro di 3-4 giorni perde i petali e comincia. Una settimana, a 10 giorni aumenta la pesca e perde la buccia, perde la buccia del fiore e rimane il frutticino che cresce. Cresce, questa diventerà la futura festa. I fiori i chiusi e i fiori aperti per darsi. Anche a secondo delle condizioni atmosferiche, agli insetti e alla pianta comunque di poter impollinare e comunque di portare dei frutti a maturazione, perché lo scopo della natura è quello di rigenerarsi. Ci sono dei momenti bui nella vita, dei momenti che ti fanno sentire solo, dei momenti che ti fanno sentire malato, che ti fanno sentire impotente, sono quei momenti che ti permettono di riflettere. E così il nostro corpo. Ogni tanto ci dice attenzione, Apple, aiutami perché qualcosa non funziona, gli eccessi della vita, lo stress, la mancanza di sonno, gli addettivi, gli inquinanti, il lavoro. Ci obbliga spesso a correre, correre, correre troppo. Ogni tanto il nostro corpo ci dice fermati, impara a decurarlo. E quanto è bello vedere in primavera la fioritura del pesco e vedere le api che vengono a portare vita, a dare vita. Fermiamoci un attimo e pensiamo al segnale, al segreto che è nascosto proprio nella natura, nella vegetazione, nelle piante, perché anche le piante sono noi siamo fatti di molecole che hanno elettroni che girano e vibrano attorno all'atomo. La vita è energia, suono e vibrazione. La vita è luce. L'energia e la materia sono due cose inscindibili, tanto è vero che ogni tanto qui noi facciamo esperienze di questo genere, di trasferimento energetico proprio nel corpo umano, e ora se ha un minuto di pazienza glielo faccio sentire. Oh, yes. Dedicato a se stessi non lascia tutto uguale, ma produce un cambiamento psicofisico utile nei processi di depurazione e rigenerazione del nostro organismo. Ci sono tecniche facili per attivare la propria energia, come lo yoga, lo sciazzo, il massaggio, ma anche la danza, la musica e l'arte. Ci spostiamo adesso, ci spostiamo a, a, in Giappone, a Tokyo, in collegamento con noi c'è Tommaso Rossi, un giovane aretino tra l'altro, sposato con una donna giapponese, con Yuri, hanno una bellissima bambina che si chiama Miva Vittoria e andiamo a capire come eh, il Giappone ha eh, vissuto questa eh, epoca di ovviamente grandi eh, problemi da un punto di vista di rivoluzione di vita sociale, economica, eh, familiare, una terra molto diversa dalla nostra. Allarghiamo i nostri orizzonti, questo è tipico del, della Gira del Pensier Lions e trasferiamoci in questo momento allora a Tokyo da Tommaso. A te buonasera a tutti, mi chiamo Tommaso Rossi, abito a Tokyo, in Giappone da circa dieci anni dove vivo appunto con mia moglie Yuri che ho sposato quasi otto anni fa, una donna giapponese con la quale abbiamo avuto una bellissima bambina che si chiama Mia Vittoria. Come molti di voi magari avranno sentito e letto da qualche parte, comunque il Giappone durante questa pandemia non ha avuto eh, gli stessi numeri eh, sia dell'Italia e dell'Europa che degli Stati Uniti. Insomma, sono molto eh, minori i casi eh, di eh, coronavirus rilevati in questo paese. Sono eh, fortunatamente minori i morti e eh, anche l'approccio è stato sostanzialmente diverso per motivi costituzionali il giappone non può eh, applicare il divieto alle persone di restare nelle proprie case perché è incostituzionale quindi c'è stato il consiglio del governo di rimanere all'interno delle proprie case e eh, di, di non uscire nel periodo critico, questo l'anno scorso. Tuttora oggi è stato a... di emergenza, ma molto più blando rispetto all'anno scorso. L'unica misura sostanzialmente è quella che alcuni... Quasi tutti i ristoranti diciamo, chiudono eh, alle 8 di sera, e poi devono chiudere anche i cinema, devono chiudere i te teatri sempre alle 8, però prima delle 8 non ci sono problemi. Ma questa è l'unica eh, situazione posta in essere come divieto nell'attuale stato di emergenza. Oltretutto non vi è obbligo di mascherina, però eh, quasi la totalità, siamo intorno al 100%, dei giapponesi indossano sempre la mascherina, anche se appunto non è richiesta giapponesi e anche persone come me che vivono ovviamente rispettano queste norme. Eh, oltre tutta questa situazione diciamo, eh, di eh, sostanziale tranquillità eh, della situazione del coronavirus è dovuta più che altro al senso civico dei giapponesi per quello che mi riguarda e, e non solo alle misure del governo. Com'è cambiato in, questi, in questo anno? Sostanzialmente il, il Giappone ha scoperto lo smart working, il Giappone è un paese molto legato al fatto che le persone debbano andare in, in ufficio, debbano lavorare tanto, debbano stare lì, andare via dopo i colleghi e tutto quanto. Quindi eh, questa è stata una grande rivoluzione per questo paese che ha portato anche dei lati negativi, perché sostanzialmente, lo vedo con mia moglie e chiedo scusa se si sente ma per l'appunto sta lavorando, eh, ha reso praticamente tutto tutti gli impiegati eh, dei dipendenti a 24 ore. Nel, nella prima parte della pandemia, quindi l'anno scorso, marzo, aprile maggio, è stata effettivamente molto. Eh, io sono stato sempre in casa, per esempio. Negli ultimi mesi poi, invece, nonostante un numero di casi, adesso siamo sui 200 al giorno, però un mese e mezzo fa parlo di, di Tokyo, eh, perché è quello che ho il, ho il dato più che poi è la, è la, è la, la prefettura e la città più colpita di tutto il Giappone. Al massimo siamo arrivati sui 1800 casi al giorno, se non sbaglio, trovati. E sostanzialmente la nostra vita è cambiata profondamente anche in relazione al lavoro che faccio io, poco a che fare appunto con il turismo. Organizzando viaggi in uh, Giappone. Infatti, scusate, cioè, è un caso che la sto indossando oggi, però è, è, è praticamente con il nome di Tommaso, in Giappone. Quindi, questo qui è il mio logo e la, è come dire, il mio nome su internet. Invece, l'aspetto personale affettivo devo dire che non è, eh, che non è stato eh, negativo, tutt'altro perché per la prima volta eh, da anni, soprattutto con una bambina di 5 anni, abbiamo potuto eh, vivere insieme tutti i giorni. E credetemi, per, una, per un paese come il Giappone vivere così tanto in famiglia, visti gli impegni lavorativi che a volte vengono prima di tutto, eh, non è una cosa scontata. Quindi dal punto di vista personale non è stato un anno eh, da buttare, perché comunque sia sì, abbiamo vissuto la famiglia come probabilmente mh, non la potremmo più vivere ecco, così intensamente tutti i giorni come prima, quando finalmente la situazione si ristabilirà. Eh. Eh, grazie a tutti. E ci vediamo in Italia e un saluto da Tokyo. Allora da Tokyo, intanto grazie ovviamente a Tommaso Rossi, eh, ci trasferiamo, una puntata dove viviamo tanti pezzi di mondo, grazie a questi collegamenti che ovviamente ha coordinato il professor Baci, ci colleghiamo adesso in Australia, a Sydney, con Silvia Gotti, una giovane mamma. Eh, ben conosciuta ovviamente dai Lions Toscani che ci stanno seguendo, si è trasferita un anno fa in Australia per lavorare con il marito Andrea e con il figlio Carlo Alberto. Allora, dacci un po' Silvia, qual è la situazione, il polso della situazione in questo momento ovviamente molto complesso eh, legato alla pandemia e come la state vivendo a Sydney? A te. Ciao Virginia. Eh, governatore, dottor Bacci e tutti i Lions. E qui in Australia diciamo che la situazione non è stata mai eh, fortemente compromessa dai casi Covid, eh, ovviamente noi siamo arrivati a, a gennaio dello scorso anno 2020 e come ci dicono molti australiani giusto in tempo, eh, perché poi ovviamente da eh, circa il mese di marzo sono stati chiusi tutti i confini eh, diciamo, del paese esterni. Chiaramente, quindi non si può, non si può entrare da, da più o meno marzo 2020 eh, né entrare né uscire dal paese. Um, per quanto riguarda quel primo periodo, diciamo che per noi era eh, la stagione autunnale e eh, invernale, diciamo che eh, c'erano qualche migliaio di casi e quindi è stato diciamo, deciso eh, lockdown delle attività eh, ristorative e caffè. Con eh, chiusura al pubblico, ma eh, se, lasciando però la consegna a casa e il, eh, diciamo l'asporto direttamente fatto del, dal cliente al ristorante, sono rimaste aperte tutte le attività, ovviamente essenziali: farmacie, supermercati e, eh, e i parrucchieri. Eh, tutto il resto eh, delle attività eh, che potevano lavorare da casa hanno continuato a lavorare. Eh, mentre le altre hanno chiuso per circa un paio, un paio di mesi. Dopodiché, eh, diciamo, le scuole, in questo periodo, eh, sono rimaste aperte per i bambini dei lavoratori essenziali e di chi ancora eh, doveva andare uh, forzatamente al lavoro, eh, in posti dove appunto non si poteva lavorare da casa. Come appunto nel mio caso, e eh, mio figlio è andato a scuola in tutto il, il trimestre ehm, con altri 4-5 bambini. Gli altri hanno lavorato tutti a distanza. Quindi le insegnanti hanno lavorato in doppio piano eh, con alcuni bambini in classe e con altri bambini a distanza. Qui la mascherina è stata diciamo, portata diciamo, nel primo, primo mese e mezzo quindi marzo-aprile. Eh, e basta. Dopodiché è stata comunque tolta l'obbligatorietà, quindi la facoltà del cittadino di, di metterla oppure no. Eh, dopodiché, eh, diciamo, siamo in, finito l'inverno, è entrata la stagione estiva, primavera e estate. I co bambini continuavano naturalmente ad andare a scuola, continuavamo a portarli scaglionati a scuola, a prenderli, eh, diciamo, scaglionati, facevano uscire una classe alla volta. E, e però hanno continuato ad andare a scuola, mentre le attività hanno riaperto tutte. Quindi tutti, chi voleva, poteva ritornare in ufficio, al lavoro e aprire al pubblico. Chiaramente con tutte le misure necessarie, quindi gel sanificanti, eh, con l'acquisizione la, di nomi nominativi e, e tutto quello che era necessario fare. Quindi niente, al momento per noi i casi sono molto pochi e quindi nessuna di queste misure viene adottata se non sui mezzi pubblici, eh, ci vogliono le mascherine ma per il resto insomma siamo abbastanza liberi grazie Silvia, rimani con noi perché abbiamo una piccola sorpresa eh, nella meticolosità eh, del gestire gli archivi del centro studi Lions il dottor. dottor Bacci ha estrapolato Silvia un tuo intervento registrato l'anno scorso dove c'è una frase molto bella che ci ha colpito, la andiamo a risentirla insieme e poi la commentiamo anche col professor Serino Abbiamo scelto di trasferirci in Australia perché visitando in passato questo paese ci siamo resi conto di come qui la parola libertà e il rispetto per i diritti della persona sia uno, un vero e proprio stile di vita. Eh, ovviamente, come dovrebbe succedere in ogni paese democratico, è stata l'Australia a scegliere noi. Eh, nella scuola primaria che frequenta mio figlio di sei anni, eh, insegnano ai bambini questa frase. Be friendly and polite to others because at FIDOC we may not all be friends, but we are always friendly. Che significa tutti che dobbiamo essere gentili con gli altri e amichevoli. Perché a Doc, in questo caso la scuola, non siamo tutti amici, ma dobbiamo essere amichevoli. Secondo me, in questa frase si racchiude, si riassume eh, il vero significato di integrazione. E di quanto questo paese abbia capito molto più di altri che nel futuro ci sono ovviamente bambini. Allora, ecco questa bellissima frase che ci ha colpito molto in una puntata in cui parliamo anche di amicizia. È qualcosa che giustamente il dottor Bacci ha voluto sottolineare. Non si può essere amici con tutti, ma dobbiamo essere amichevoli con tutti. Professor Serino. Sì, il mio amico Gino... Che purtroppo è morto, che era un saggio eh, amiatino, abitava a Santa Fiora. Diceva sempre che gli amici non sono quelli del, del pranzo di nozze, perché il pranzo di nozze siamo tutti insieme, si sta tutti al desco, si mangia, si ride, ci si diverte, ma non siamo amici, siamo amichevoli perché il, il rapporto è, è, è quello della convivialità che induce proprio a questa eh, diciamo, amichevolezza, a questa mitezza di rapporti, eh, dove eh, però eh, no, non siamo ancora amici. Se dovessi fare un esempio di eh, atto di amicizia che ho ricevuto eh, personalmente, è stato in uno dei momenti più tristi della mia vita. Quando eh, mia madre stava morendo all'ospedale di Sena, e io ero a capo del letto e la parte destra c'era il professor Giovanni Tota, mio amico fraternissimo, e l'altra la, parte c'era un altro mio amico, altrettanto fraternissimo, che gli leggeva la mano, il professor Mario Rigato. Sono morti tutti e due. E loro mi hanno detto siamo venuti qui perché abbiamo. Visto con quale dolore, con quale sofferenza, con quale difficoltà avresti sostenuto questa situazione e siamo voluti venire apposta. E, e, e questa donna teneva le mani di questi due miei amici come se fossero i, i suoi figli e io, che ero il figlio vero, stavo a capo del letto. È stata una cosa assolutamente emozionante che non potrò mai dimenticare. Sono. Secondo me sono queste le manifestazioni di amicizia, quelle vere, che toccano i valori profondi e che riguardano persone che ti trovi eh, davanti, ti trovi accanto nel momento in cui veramente hai davvero bisogno, eh, quando non sei al pranzo di noi. Uh, di trasformazione sociale, tras parliamo di come la società sta cambiando con il mondo del Covid, ma parliamo anche di come l'amicizia sia un valore a maggior ragione in questo momento così fondante. Le hanno colpito, dottore, le parole che ci sono arrivate da Tokyo e da Sydney? Sì, esattamente. Avevo sentito questa frase nel giugno scorso e devo dire la ricordo spesso e la, e la riprendo spesso perché è una frase che fa riflettere che fa capire che la, il rispetto sta alla base di tutto sta alla base della libertà la dignità del sé e la dignità degli altri bisogna essere amichevole, è bellissimo in, eh, specialmente detto anche in inglese è la frase che loro danno ai bambini mi ha fatto anche però riflettere la frase di Tommaso quando dice qui in Giappone non, eh, non, proibia, non viene proibito niente perché è un senso civico, viene consigliato, ma consigliato vuol dire che se va bene, se è giusto, bisogna farlo per tutti. Allora, io credo che sia molto importante anche ricordare che oggi un senso civico è anche il mondo dei vaccini, i vaccini eh, risolveranno molti dei problemi, ma bisogna farli tutti e oggi c'è certamente una, fo una forza enorme, noi dobbiamo ricordare che mai era stato successo che in un anno... Tutto, la, tutto il mondo avesse eh, coagulato, se fosse, avesse condiviso la ricerca scientifica per andare avanti, è successo qualcosa di epocale. Credo che sia difficile, ma questo fare anche il vaccino è un segno di rispetto per sé, ma anche per gli altri. Allora, a proposito dei vaccini, ci colleghiamo allora con il dottor Michele Petrone, medico e membro del centro studi dell'Aionismo, e, e proprio sentiamo uh, come stanno andando le vaccinazioni, tema veramente nevralgico e complessissimo per tutti nel nostro paese, forse in maniera un po' particolare. Vediamo. La vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 ha come obiettivo principale quello di vaccinare il 70% della popolazione italiana. Per ottenere quanto prima quella che comunemente viene definita immunità di greggio. Una campagna vaccinale su vasta scala, come è facile immaginare, comporta un impegno organizzativo imponente, e a tale proposito il Parlamento eh, ha di recente eh, approvato il piano strategico per la campagna eh, vaccinale anti-Covid-19, che ha previsto eh, l'identificazione delle, delle categorie da vaccinare, la logistica, la disponibilità, l'approvvigionamento, lo stoccaggio. E il trasporto e la distribuzione. Nell'ambito della campagna vaccinale elettricità, naturalmente, sono presenti a tutti i livelli, vanno sia dalla produzione fino a quella che è, 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 rappresenta la somministrazione del vaccino stesso. Nell'ambito della produzione vanno considerati numerosi fattori che vanno dalla tecnologia avanzata fino alla disponibilità delle materie prime e questo risulta molto importante per la produzione di vaccini tipo mRNA in quanto ehm, ci sono pochissimi produttori capaci di realizzare quelle sostanze quei grassi che riescono a intrappolare l'MRNA e quindi la produzione risulterebbe già rallentata, già nelle fasi iniziali. Sino ad arrivare, come si diceva prima, alle, alla fase finale, che è quella della somministrazione del vaccino stesso, e, e, le, le, le cui criticità possono essere rappresentate naturalmente dalla scarsa ricettività delle strutture degli ambulatori, dei puliambulatori dove vengono effettuate le, le, le campagne vaccinali, oppure a volte la mancata consegna eh, delle, delle, delle materie prime come le siringhe a residuo zero, gli aghi o eventualmente anche, eh, non, non spessissimo fortunatamente, dei, dei vaccini stessi. Certamente le difficoltà sono ancora tante, ma sono convinto che mh, continuando a lavorare ognuno con le proprie competenze e professionalità riusciremo a metterci alle spalle questo terribile. Queste le parole del dottor Petrone dove abbiamo parlato di vaccinazioni, adesso andiamo a eh, vedere, analizzare un altro fenomeno purtroppo ovviamente eh, collegato alla crisi economica che la pandemia sta segnando eh, ovunque, il fenomeno dell'incremento della povertà anche in fasce che prima non eh, vi erano. L'analisi è quella del dottor Daniele Baldi, direttore amministrativo dell'Istituto Nazionale per la Lotta alla Povertà, colleghiamoci con lui. Dottor Baglia, a lei. Quelli che stiamo vivendo sono momenti difficili, dove tutto sembra rallentarsi fino a fermarsi. Ma quello che non può fermarsi, né tantomeno rallentare, è il pensiero dell'uomo universale. La pandemia ha aggravato lo stato di salute e di disuguaglianza delle popolazioni più fragili. Aumentando enormemente i numeri delle persone estremamente vulnerabili a cui è negato un diritto fondamentale, quello alla salute. Di cosa parliamo? Bene, l'ultimo censimento, rapporto, census di fine 2019, ha messo in evidenza che in Italia le persone in povertà assoluta erano circa 4.600.000, pari all'8% della popolazione residente. È un, numero, è un numero considerevole che è raddoppiato nell'ultimo decennio. Più di tre terzi sono cittadini italiani, il resto è la popolazione straniera. Sono numeri che devono farci riflettere, particolarmente se pensiamo al mondo che verrà. La pandemia ci ha dimostrato l'estrema vulnerabilità di tutti i sistemi, da quelli economico-produttivi a quelli sociosanitari a quelli assistenziali. La leadership attuale e futura non può non essere consapevole di questo ed essere quindi preparata ad affrontare i nuovi paradigmi che tutto questo comporta. Quali dovranno essere i nuovi modelli assistenziali? Come dovrà avvenire la presa in carico dei bisogni? La regionalizzazione dei servizi sanitari è ancora attuale? Prepariamoci tutti per la propria parte a dare il proprio contributo. Queste sono parole del dottor Baldi, parole ovviamente che fanno eh, riflettere e dati ovviamente che fanno eh, riflettere. Siamo quasi in chiusura di questa puntata, adesso abbiamo eh, in collegamento sì, mi, dice, mi dicono la regia che è pronto il collegamento con Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze. Allora facciamo un po' il punto della eh, situazione sui temi che abbiamo toccato. A lei, dottor Salvini profilo economico stiamo attraversando la crisi peggiore dell'ultimo secolo, peggiore del 1929 quando il PIL perse quasi l'8%, peggiore della crisi più recente del 2008 quando il PIL perse il 5%. L'anno orribile appena chiuso ha fatto registrare una contrazione del prodotto interno lordo in Italia e in Toscana superiore al 9%. Una situazione quindi drammatica che ha compresso il lavoro, affiaccato l'occupazione. Stabilizzato però il quadro sanitario con un esteso ricorso alle vaccinazioni, noi tutti ci attendiamo una ripresa anche vigorosa. I principali istituti internazionali di economia certificano per esempio una robusta crescita già in corso in due motori economici importanti del mondo, gli Stati Uniti con una crescita stimata. Di quasi il 7%, la Cina una crescita stimata dell'8%, e un sistema paese come il nostro, una regione come la nostra, la Toscana, fortemente vocata all'export, sicuramente saranno trascinati in una ripresa condotta da questi mercati estremamente importanti. La crisi ci lascia però alcuni come dire, insegnamenti. Intanto il diffuso ricorso al digitale. Il digitale è quella strumentazione che ha concesso alle imprese di rimanere in collegamento con i propri clienti, i propri compatori, ha concesso ai dipendenti di poter lavorare ancora da distanza e remoto, ha concesso anche ai nostri esercizi commerciali di poter presentare i propri prodotti tramite lo strumento dell'online. Il digitale pervaderà ancora di più il futuro prossimo insieme alla green economy, quindi l'attenzione all'economia circolare. L'attenzione alle energie rinnovabili. Un consiglio per i giovani: questi due filoni, il digitale e la green economy, nei prossimi quattro anni richiederanno il 60% di tutte le nuove assunzioni. Quindi, i giovani che vogliono interpretare il proprio futuro professionale ecco, abbiano attenzione a questi due filoni, perché saranno i filoni dominanti dell'economia del futuro è un'opportunità importantissima per chi si affaccia nel futuro sul mondo del È una Europa. puntata complessa, eh, stimolante perché ha toccato tanti argomenti, ma eh, sottostante a tutti questi argomenti diversi c'è un dato evidente di una enorme trasformazione nelle abitudini, negli usi, nei consumi, nelle modalità, anche nelle nuove eh, forme di povertà che possono nascere, povertà che non sono soltanto economiche, ma povertà di di conoscenze, incapacità in, in adeguatezza a, a, ad affrontare queste tematiche. E quello prendo come spunto quello che ha detto l'amico Giuseppe Salvini Uh, su su due punti che, che ha focalizzato quello della um, Green Economy e Ambiente e eh, digitalizzazione, eh, che non sono soltanto e non devono essere viste solo e soltanto come bandiere ideologiche perché vanno di moda. No, perché sono due aspetti che contraddistingueranno le, i, i nostri ecosistemi. Saranno delle costanti che riguarderanno tutti. Sanno in qualche modo una, una forma che accompagnerà qualunque tipo di attività, qualunque forma di sviluppo, perché verso l'ambiente noi abbiamo questo immenso dovere di rispetto che per tanti anni abbiamo dimenticato o fatto finta di non conoscere, che oggi ci pone tutti quanti di fronte a un'evidenza: sull'ambiente c'è dell'economia vera e naturalmente si accompagna ad una gestione tecnologica, quella della, della, delle nuove forme tecnologiche. che... Pazzano dall'Internet of Things, dal, dal clouding, computing, tanti aspetti che oggi noi abbiamo dovuto affrontare in, in pochi mesi. Noi siamo entrati in pandemia analogici, ci stiamo digitalizzando rapidamente, non dovremmo dimenticare i vantaggi che certi strumenti e certi, certi benefici che abbiamo incontrato. Perché... Tutte le puntate le potete rivedere nelle pagine social dell'Ions sulla web tv di Canale 3. Grazie al governatore Marco Cusini, grazie al professor Serino e al nostro vulcanico traghettatore, al professor Baccio, Un grazie di cuore a voi per averci seguito.